A seguito di un'assemblea tenutasi presso la Camera del Lavoro della CGIL di Caltanissetta, a cui hanno preso parte numerosi infermieri ed OSS in servizio presso l'ASP di Caltanissetta, si è concordato un sit-in presso la prefettura che si è tenuto stamani. Al sit-in e al contestuale stato di agitazione ha aderito anche la FSI USAE, che condivide insieme alla CGIL la grande preoccupazione per il destino occupazionale di questi lavoratori e per la tenuta della sanità della nostra provincia. A noi non risulta che questi lavoratori sono in esubero perché ci sono nei posti di lavoro c'è una grossa carenza di personale. Secondo noi c'è la possibilità di poterli portare tutti a 36 ore fino al 31 dicembre 2022, e per quanto ci riguarda, per noi tutti i lavoratori, Covid e come definisce l'amministrazione Lea, non c'è alcuna differenza, sono tutti uguali, perché tra l'altro sono stati assunti tutti con la stessa procedura di click day e fanno parte tutti della stessa graduatoria. Abbiamo indetto su richiesta proprio dei lavoratori precari dell'ASP questo sit-in davanti alla prefettura per sensibilizzare le istituzioni rispetto alla loro situazione di precariato e di sicurezza del posto di lavoro. Si tratta di lavoratori che nel periodo della pandemia hanno garantito i servizi e l'assistenza a tutta la popolazione che in questo momento vedono incerto il proprio futuro. E per questo motivo siamo qui a manifestare di fronte alle istituzioni. Nasce tutto dalla decurtazione oraria che ci viene fatta. Noi apprendiamo il 29 di dicembre con esattezza che il personale OSS e infermieristico hanno una decurtazione oraria di cui gli OSS passano a 28 ore e gli infermieri a 18 ore settimanali. Questo fino al 28 di febbraio, ecco. Poi subito dopo viene rettificata e ci veniamo portati a 28 ore settimanali, sia infermieri che OSS. Perché oggi siamo qua? Siamo qua perché il 19 di gennaio veniamo a conoscenza che siamo personale in esubero, quando effettivamente noi che siamo in reparto capiamo bene che l'esubero non sussiste, perché si ha difficoltà a fare i turni, perché siamo costretti a fare straordinario, siamo sovraccaricati di lavoro, non riusciamo a coprire le ferie. Noi il 19 gennaio siamo stati convocati per vie brevi dall'amministrazione per parlare dell'organizzazione del lavoro sulla fattispecie delle 30 ore, delle 28 ore che stava facendo il personale di comparto. Questo personale di comparto viene dichiarato in esubero. La CGIL si rifiuta a firmare questo accordo perché un esubero di questo personale ce lo deve spiegare l'amministrazione come che viene. Uffici, quando hanno fatto gli uffici le assunzioni, perché non si sono fermati al numero della dotazione organica? Ad oggi solo il 30% del personale, così per come è impostata la pianta organica, riuscirà ad avere la stabilizzazione. Noi abbiamo lavorato durante un momento di pandemia, abbiamo lavorato con il Covid, e abbiamo avuto anche noi paura del Covid perché in quel momento si moriva. Abbiamo chiamato più volte la sede centrale dell'ASP di Caltanissetta, ma non è stato possibile raccogliere una replica sulle problematiche evidenziate durante il sit-in.